bene ragazzi, oggi un altro video. Come ben saprete, il nostro modello Audi E3, come molti altri modelli, non ha un portaocchiali in macchina, giusto? Allora, cioè questo bellissimo portaocchiali che va praticamente a sostituire, come vedete ce l'ho già anche grigio, però siccome sto facendo tutto il lavoro di passare a cielo scuro, vado a sostituire anche lui. Praticamente la maniglia nostra qua, noi non la usiamo mai, e perché no non metterci un bellissimo portaocchiali? Quindi niente, andiamo a toglierci le nostre cose, andiamo a tirarlo giù e mettiamolo nero. Ragazzi, è molto semplice. Come con questa, vedete questa parte interna qui? Vanno sollevate ad incastro e poi vien via. Praticamente questo è uno spessore che si inserisce nel perno, che di conseguenza inserendo questo pezzo si allarga e rimane incastrato nel cielo, ok? E lo stesso funziona qua, vedete? Qua tiriamo giù questi due. Giustamente ci hanno inserito all'interno il cacciavitine con i due pernetti che noi dobbiamo andare a levare là. Ok, come vedete si va a tirare giù questi pernettini qua, uno e due, ok? E poi basta tirare. Incastrato, olle, uno è andato e incastrato proprio nella parte sotto, capite? Oh no, in pratica abbiamo preso i suoi pernetti, li abbiamo rimessi dentro ragazzi e via. Ci ha cambiato il portaocchiali, sembra fatto apposta. E in pratica era agganciato, no? Con questi gancetti qui, vedete sotto? Quindi è messo per così, va alzato un attimo verso l'alto e tirato verso fuori. Quindi un altro video è finito, spero vi possa essere utile. Ormai sto recensendo tutta AliExpress. E niente, aspettiamo e vediamo un po' fra quanto faremo questo cielo grigio, lo facciamo diventare nero perché è troppo sporchevole raga, il grigio è proprio ridotto male, guardate di bontà, cioè pazzesco. Comunque mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, mettete un bel mi piace, condividetelo a chi potrebbe servire, ok? E niente, il video finisce qua e ci vediamo al prossimo, ciao belli.